Un primo ed importante risultato per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda. Sono soddisfatti i cittadini e i membri del Comitato Non Ripetitori di Cavalleggeri che al termine della Commissione Ambiente del Comune di Napoli, convocata dal presidente Marco Gaudini, hanno ottenuto un primo stop dei lavori. Nei giorni scorsi la mobilitazione per contrastare l'installazione di alcune antenne della telefonia mobile sui piloni della vecchia funivia ha attirato l'attenzione delle istituzioni che hanno deciso così di intervenire. Inoltre, gli attivisti e i membri del comitato stanno preparando una petizione popolare per ottenere uno screening su tutta la rete di telefonia presente in zona. Quando si dice interesse pubblico, perché questo tipo di installazione, secondo la normativa, ricade in un interesse pubblico, allora non possiamo correre dietro agli interessi dei gestori telefonici, che laddove perdono affari perché la compagnia X piuttosto che la Y sta fregando clienti, loro ci corrono appresso. Allora, dunque, il sindaco deve cercare di intervenire, cercare di normare, di bloccare questa speculazione sull'installazione delle antenne. L'interruzione dei lavori per ora è solo momentanea e potrebbe riprendere dopo il confronto chiesto dal presidente Gaudini di tutte le parti coinvolte in questa vicenda, dal comune alla Mostra d'Oltremare che ha concesso l'uso dei vecchi manufatti della ferrovia alla società che materialmente sta conducendo i lavori.